Michele Vitali, benvenuto a Reggio, prima impressione intanto da neo biancorosso e poi quali sono le aspettative di questa stagione che per te è una stagione dopo un'annata sicuramente complicata per mille motivi. Ah, grazie al benvenuto. Le sensazioni sono veramente molto positive, come lo sono stati fin dall'inizio, dalle prime chiacchierate. Sono veramente molto contento, c'è tanta voglia di fare bene, c'è tanta ambizione, e c'è tanta voglia soprattutto di crescere passo dopo passo. Queste sono state le chiavi diciamo, chiamiamola operazione, no? Di questo matrimonio che si è venuto a creare, e sono veramente molto contento di essere qua. Dai colloqui con Max Menetti, cosa ti è stato chiesto? Assumi di tanto la punta di diamante offensiva di una squadra che però sta aggiungendo anche altro talento. Ma sai, adesso io non mi sento punto di diamante, secondo me in una squadra la chiave è la condivisione, il dividersi anche responsabilità, il sapersele prendere, ma appunto condividere tutto quanto, soprattutto in campo, i momenti di gioia e quelli di difficoltà. Quello che mi è stato chiesto è stata, vabbè, chiaramente non ti sto qua a parlare del ruolo perché insomma tutti sanno, no, il tipo di giocatore che sono, però anche il provare a portare la mia esperienza per aiutare magari i ragazzi più giovani o magari ragazza la prima esperienza in Italia, quindi quello che cercherò è di mettermi a disposizione di tutti quanti e provare a fare bene insieme a tutti quanti. Hai parlato di progettualità, il 2 più 1 è stato sicuramente uno dei motivi che ti hanno portato qui. Cosa c'è nella tua idea di pallacanestro reggiano in questi 2 più 1? C'è tanta voglia di crescere, questo è proprio quello che ho percepito fin dal primo momento e secondo me è un aspetto molto, molto bello è fondamentale, la voglia di fare bene, non fare le cose tanto perché vanno fatte, poi dopo sarà al campo a parlarne, però se la base è questa, secondo me la partenza è veramente molto buona. Ragazzo Michele Vitali, fuori dal parquet, oltre al fatto che sta per arrivare alla gioia più grande, probabilmente basket a parte. Beh, è un ragazzo semplice, nel senso mi piace godermi le piccole cose anche insieme a mia moglie, insieme al mio bimbo che arriverà fra qualche mese. E poi ho i miei hobby, mi piace suonare la chitarra, mi piace la barca a vela, una passione, una patente nautica, quindi mi piace fare le mie cose, le mie passioni, mi piace fare yoga, quindi mi piace stare con gli amici. Crepi, In bocca al lupo Michele. grazie.